Basta con i no a tutto, ai rigassificatori, alle infrastrutture, ai termovalorizzatori, ma anche ai campi eolici offshore. Basta con un ambientalismo ideologico che spinge le aziende a trasferirsi nei paesi dove possono inquinare, con il risultato che l'ambiente peggiora e noi perdiamo l'occupazione. I voti del PD al Parlamento europeo sull'abbandono delle motorizzazioni a combustione, anche con biocarburanti, valgono 100.000 posti di lavoro in meno, senza che nessuno abbia spiegato una soluzione per gestire quelle crisi. Ed è semplicemente ridicolo il PD che dice sì a rigassificatore a patto che si spenga fra 5 anni. Ma che vuol dire? Il rigassificatore si spegnerà quando avremo la possibilità di avere un'energia alternativa. C'è una data di scadenza? Come funziona? Hanno trovato una soluzione per impiazzare il gas? Ce la dicano, tutto il mondo è in attesa. La transizione ambientale è una cosa seria e va gestita bene. Le rinnovabili non possono andare da sole perché sono intermittenti e l'energia non può essere accumulata e noi non abbiamo il vento del mare del nord. È un dato di fatto, non è una discussione. E allora vi faccio notare questo. Noi ci siamo impegnati ad arrivare ad emissioni zero nella produzione elettrica, ma per arrivare a emissioni zero non possiamo usare tutte le rinnovabili per la ragione che ho spiegato prima. E come lo facciamo? Abbiamo bisogno di un'energia costante che non emetta. Come lo facciamo? Qual è questa energia? Qualcuno ha idea di qual è l'unica energia costante che ha emissioni zero? Si chiama nucleare. E se qualcuno ha una soluzione diversa, che la proponga. Siamo molto interessati a sentirla. Basta affrontare problemi complessi come l'immigrazione con la retorica di porti aperti verso porti chiusi. Per essere chiari, i porti italiani non sono stati mai completamente aperti e mai completamente chiusi, semplicemente perché non si può. È del tutto evidente che i confini vanno presidiati e che l'immigrazione non può essere lasciata al caso o alla necessità. Non possiamo avere centinaia di migliaia di persone che arrivano in Italia perché siamo davanti a un continente che crescerà di 1 miliardo di persone. Dunque presidio dei confini, anche perché più persone partono, più persone muoiono, nei campi libici e nella traversata del mare. Ma le persone che arrivano devono essere integrate e abbiamo bisogno di flussi di immigrazione regolare di famiglie e persone scolarizzate. Devono essere integrate con un'agenzia nazionale per l'immigrazione. Sapete chi ha peggiorato la questione dell'immigrazione e della sicurezza più di tutti? Matteo Salvini. Chiudendo l'unica cosa che funzionava, che si chiama SPRAR, che vanno riaperti e gestiti meglio. Così come siamo favorevoli al fatto che se un bambino fa un ciclo di studi in Italia possa diventare cittadino e integrarsi in questo paese. Dico ai miei amici della sinistra che sull'immigrazione fanno tantissima retorica e che considerano la sicurezza un argomento di destra, che la sicurezza è un argomento per tutti, ma soprattutto per i più deboli. È la stessa identica situazione in cui mi sono trovato a Roma quando parlavo di decoro urbano e mi davano del fascista. Perché? Perché le scritte sui muri sono un gioioso processo rivoluzionario. No, sono una sporcizia che viene ripulita a spese delle persone che vivono in quei palazzi. Decoro urbano e sicurezza proteggono le persone fragili, non le persone che vivono in quartieri di lusso.